Salve, buongiorno a tutti. Sono Paolo Bruno, vengo da Manduria, provincia di Taranto, la terra del primitivo. Naturalmente io lavoro da un sacco di tempo in questo settore, sono circa 25 anni, da quando avevo 13 anni. E sono molto appassionato di questo mestiere, tanto che ho come secondo lavoro faccio il cuoco nelle mense scolastiche. Ho deciso finalmente di mettermi in proprio per avere una pizzeria tutta mia, per esprimermi al meglio. Mi sono, diciamo, messo in gioco perché mi piace molto anche andare a fare delle gare per confrontarmi con gli amici, anche perché conosco più di qualcuno qui, e quindi confrontarmi, e piace molto quando sono presenti in queste gare vedere le pizze non super costose, quelle che portano ingredienti di poveri dei nostri paesi. Infatti in questo caso ho voluto rappresentare alcuni ingredienti della mia zona, con delle fave fresche, dei carciofi, e naturalmente ho preparato uno stufato con delle fave fresche, carciofi, e del finocchietto selvatico e della cipolla. Ho abbinato anche i pomodori confit, giusto per dare quel tocco agrodolce, che sono fatti con dello zucchero e niente, per spezzare un po' il gusto. Le farine. Allora, le farine, l'impasto è stato preparato con una farina tipo 2 con germe di grano, e faccio presente che c'è il germe di grano perché molte volte si sente parlare di germe di grano, però non si sa effettivamente cosa può comportare, sia a livello di pizza o anche acquistando delle farine. Germe di grano, naturalmente, quando si va a acquistare una farina, la sua durata come scadenza al massimo 3 mesi di vita nel sacco della farina, una volta fatto. Quindi circa 3 mesi, ha uno chef life di 3 mesi circa, e dopodiché muore praticamente, mantiene in vita nella farina per questa durata più o meno. Ho voluto usare con questi due gusti perché c'è questa farina tipo 2, quindi si avvicina all'integrale, e con un gusto particolare che sono i nostri sapori della terra che ho portato. Infatti la pizza l'ho denominata sapori nostri, proprio con il dialetto del mio paese. C'è l'olio nell'impasto? Sì, c'è il 2% di olio e il 2% di sale, visto che è una farina ricca di sali minerali. Sono sceso anche con la grammatura del sale. La scelta di fare il pomodoro confit? Per dare quel tocco nell'assaggiare di qualcosa di diverso, che non sia solamente fave e la mozzarella. Da far presente che ho messo un leggero strato di grana grattugiata, 24 mesi, e della scamorza affumicata, giusto per dare un tocco, altrimenti sarebbe stato soltanto il sapore delle fave, dello stufato. Quindi con il pomodoro magari do un tocco diverso, okay, almeno a mio avviso. L'ho vista così. Perfetto. Sulle palette